1, abbiamo sempre detto che Seriate, noi conosciamo Seriate, ma in genere tutta la Bergamasca è ricca di volontariato. Con l'aiuto di tutti voi non vi si chiede nessuno sforzo aggiuntivo rispetto a quelli che già ci date durante tutto l'anno, ma soprattutto sono orgoglioso del cuore, della passione che ho visto mettere in campo nell'organizzazione.
sentiamo un forte bisogno di appagare quelli che percepiamo come bisogni importanti, fondamentali. Corriamo. A volte però, per fortuna, ci sono occasioni, momenti, che ci consentono di staccarci un po' dall'abitudine, era questo che rappresentavano i momenti di silenzio, dalla routine. Questi momenti ci aiutano a riflettere e quindi ci accorgiamo che non siamo soli, scopriamo negli altri obiettivi comuni ai nostri. Nell'incontro con gli altri cerchiamo quindi di smussare le nostre personalità, i nostri gesti frenetici, per entrare in relazione con loro e ci accorgiamo che possiamo accogliere, ma anche essere accolti, cadere, ma anche essere sostenuti, chiedere aiuto e dare aiuto. Tutti abbiamo bisogno di affidarci e accogliere l'altro. È questa dimensione del donare e del ricevere, dell'accogliere e dell'essere accolti, del sostenere e dell'essere sostenuti, che rende la relazione del volontario, quindi la vostra, e dell'accolto più bella, vera, significativa e ricca. In altre parole, più umana. Una relazione nella quale, a volte, o meglio spesso, è anche difficile capire chi dà e chi riceve. C'è scambio, accoglienza reciproca, ascolto, fiducia. È questa dimensione che vediamo in voi e per la quale vi ringraziamo. Sentiamo che voi accogliete la comunità ogni giorno, non una comunità astratta, ma una comunità fatta di persone in carne e ossa. Speriamo con questa mattinata di aver saputo esprimere l'accoglienza della comunità nei vostri confronti.